Sono stupendi i 30 anni, perché è finita l'attesa, ma deve ancora iniziare la malinconia del declino. Sono lucidi, ma ancora ribelli. Sono liberi i 30 anni. Ed eccoci qua. Il Giro Rosa e Crea spegne 30 candeline. E noi siamo pronti a fargli tanti auguri dall'ultima tappa, San Vito al Tagliamento, Udine, con Elena Cecchini. Quando ero piccolina, credo ero molto più, forse anche più agonista di adesso. Ricordo che era o vincere o piangere, quindi forse la vivevo anche un po' male. Ricordo che dai 6 ai 12 anni c'è la categoria chiamata giovanissimi e se piove quel giorno la gara non viene disputata. E io ero così malata di agonismo e c'era una ragazzina che mi batteva spesso, che poi per fortuna ha smesso, per mia fortuna ero felicissima, e quindi speravo sempre piovesse la domenica, così non correvo e stavo a posto con me stessa, perché per me perdere è una cosa bruttissima. La tappa numero 10 da San Vito al Tagliamento a Udine sarà una tappa credo che apprezzerò molto. È una tappa ondulata dal punto di vista altimetrico, abbiamo una salita da fare a meno di 20 km dal traguardo, che è Moruzzo, è proprio 5 km da casa mia, quindi strade che conosco molto bene. Finirà nella città di Udine. Sono emozionatissima perché credo quel giorno avrò molta gente a cui voglio bene lungo la strada a tifare per me, quindi non vedo l'ora. Correrò il Giro Rosa con la Canyon SRAM, che è la mia squadra di club con cui corro durante la stagione. Abbiamo due scalatrici molto forti in squadra e il giro quest'anno sarà molto duro, quindi credo appoggerò loro al 100%. Sicuramente insegna di più perdere. L'anno scorso ho vinto con le mie compagne di squadra il Mondiale Crono Squadre ed è un titolo che abbiamo inseguito per 3 anni di fila e ogni anno c'era qualcosa che non è andato bene. L'anno scorso abbiamo avuto la giornata perfetta, però siamo arrivati lì solo grazie ai 3 anni in cui abbiamo perso. Il ciclismo è uno dei pochi sport in cui hai bisogno della squadra per vincere, ma sul podio ci va una ragazza sola. Ora, essendo molto molto alto il livello, anche nel ciclismo femminile senza squadra difficilmente vinci, dunque il gruppo direi è tutto. Nessun salto nel passato. Rimaniamo nel presente, con la sciatrice che ha vinto più coppe del mondo in assoluto, che ha collezionato più infortuni ed è sempre riuscita a rialzarsi e tornare più forte. Ovviamente, Lindsay Vonn. Anche l'Italia ha la sua Lindsay Vonn. È l'unica donna al mondo ad aver vinto 6 titoli mondiali di motocross, di cui 4 consecutivi. L'energia del rosa oggi è Chiara Fontanesi. Se guardo indietro, cioè se torno indietro, non avrei mai pensato di dire oggi Chiara Fontanesi a 25 anni ha vinto 6 mondiali. Vieni giù qua, giù, giù. Chiara Fontanesi è una matta. Sì, dai, io mi ritengo un po' matta, però una matta buona.
ad oggi rifarei tutto quello che ho fatto e sono veramente felice di com'è andata. Anche di aver perso un mondiale in mezzo ai miei quattro, perché comunque, oltre al fatto che quattro di seguito non li aveva mai vinti nessuno, è il quinto perso, quindi, e a me personalmente, caratterialmente, mi ha fatto crescere tanto, soprattutto come atleta anche. E ho affrontato l'anno dopo in modo completamente diverso a arrivare ad oggi, per cui dopo ne ho vinti altri due e adesso siamo a quota 6. Ho sempre creduto in quello che facevo e questo mi ha sempre portato poi a vincere all'ultima gara. In realtà mio papà dice sempre che ho imparato prima ad andare in moto che in bicicletta, perché a 2 anni e mezzo io ero sulla moto senza rotelle. Mi è stata portata a casa e dicono che io mi sia messa a piangere, ma non ricordo, e volevo salirci come quando compri un gioco a un bimbo che lo vuole provare subito, solo che il mio gioco era una moto. Il fatto di dire che il motocross è uno sport prettamente maschile è un qualcosa che mi è già stato detto tantissime volte in passato, però io, per come l'ho vissuta e per come sono cresciuta, non noto differenze tra uomo e donna. Io ancora oggi, spesso e volentieri, preferisco correre con i maschi che con le donne, perché è dove impari di più. Anche la fortuna che mia mamma fa l'estetista, sono cresciuta nel mani, capelli, curarti sotto certi aspetti. Però, quindi diciamo che la tua femminilità la puoi tenere in modo parallelo al tuo modo di essere maschiaccio o sportivo. I sogni, diciamo che appunto non, solitamente non si svelano, però questo è uno che bene o male si può intuire, ed è quello di vincere un mondiale da mamma. Siamo a metà strada, perché la bimba la sto facendo, diciamo così, e mi rimane solo da ritornare poi in forma e in moto e fare l'altra metà, che è forse quella più, da una parte, più difficile. Non vorrei che mia figlia per forza di cose facesse quello che ho fatto io, ma vorrei che qualsiasi cosa che lei facesse lo facesse nel modo in cui l'ho fatto io. Fosse una persona da una parte seria, con i valori come ho io, ma dall'altra, come ho detto all'inizio, matta, perché è quello che è la parte divertente, secondo me, della vita, e soprattutto che appunto arrivasse in quello che vuol fare. Date alle donne occasioni adeguate e saranno capaci di tutto e del contrario di tutto. Saranno figlie e madri, compagne e viaggiatrici, amiche e rivali, mogli e libere. L'energia del rosa è come una magia. Elena, svelaci il segreto. Non so come aspettarmela, immagino qualcosa di non troppo plateale, perché lui non lo è, e ovviamente gli risponderò sì. Elia l'ho conosciuto ovviamente in ambito ciclistico, era il 2009. Ci siamo conosciuti, però eravamo ovviamente solo amici. Poi un paio di anni dopo ci siamo rivisti, sempre in ambito della nazionale, ed è, diciamo, scattato qualcosa in più.
ci siamo piaciuti da subito. Già ricordo nel 2009, comunque, sai, quando si chiacchierava così, a pelle sentivo che era una bella persona. Per cui dopo il fatto ha voluto che ci siamo riavvicinati, rivisti, ed è nato tutto. Quando usciamo in bici insieme io sono sempre un po' quella agonista. È capitato a volte che magari facendo i miei lavori in salita l'ho staccato e magari a volte sono orgogliosa di queste, che sono delle stupidate, però è anche per tenere, diciamo, la nostra relazione viva. Lui è molto più tranquillo su queste cose, sugli allenamenti. Io voglio bene alla mia bicicletta, per cui c'è sicuramente del romanticismo. Alla fine non è solo un lavoro, è passione. Dove c'è passione c'è romanticismo. Vediamo quando arriverà la proposta. Non cambierà niente comunque il matrimonio, sarà solo un anello al dito e basta. È arrivato il momento di togliere la maglia. Peccato, mi ci ero affezionata. Ma sicuramente la prossima ad indossarla sarà una grandissima sportiva, la vincitrice del Giro Rosa Ikrea 2019. E mentre l'energia del rosa colora le strade d'Italia, voi ricordate che, in gruppo, arriviamo ovunque. Tu siediti qui, parlami ancora, se non ho parole io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, se ti dico che va tutto bene così, e perdonami. Se sono forte sì, però poi sono anche fragile. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e di organza, fiori d'arancio intorno all'altare, aspettavo il mio sposo con te.